Consigliari.
vicepresidente e in commissione non ci sono più, e così altri, cioè è giusto, io condivido senz'altro l'intervento dell'amico capogruppo di Fratelli d'Italia, Domenico Galloni, e voglio dire, vorrei che si andasse a una rivisitazione sia della presidenza che sia della presidenza, perché penso che sia un fatto istituzionalmente importante. Grazie.
Sì, volevo intervenire. Anzitutto mi fa piacere trovarci in questo consiglio con un quadro abbastanza definito e chiaro. Volevo però fare, e prenderò solo 2 minuti per fare qualche appunto, perché è stato un percorso sicuramente non semplice, e un percorso necessario perché imposto e in larga parte condiviso. Parlo di imposto perché reputo che pur avendo trovato una quadra, quindi uno schema di massima, sia stata notevolmente ridotta la rappresentatività e che ad oggi non possa definirsi adeguata. Non possiamo pensare che il numero di 6 commissari, di 6 membri a commissione, possa coprire interamente sulle commissioni i fabbisogni di un territorio che ha 308.000 abitanti, che ha delle differenze morfologiche, sociali, molto diverse, e che in qualche modo chi è qui, è vero che rappresenta tutto il territorio, ma parliamo di chiaro, conosce anche bene alcune peculiarità di determinati quartieri, e questo territorio vive di vita di quartiere. E credo che l'aver dovuto
il segretariato generale, ok? E nessuno delle forze politiche, quindi maggioranza e opposizione, ha fatto qualcosa per dire che cosa state facendo un anno dalla scadenza elettorale, ok? Quindi questo è il rammarico che Fratelli d'Italia ritrova nella sede politica, cioè nel vedere un'azione politica fortemente ridimensionata. Non è mai capitato una cosa del genere. Ci sono dei municipi che hanno commissioni 7 a 8 componenti, diciamo che ci hanno tutte a 8 i componenti, a chi a 9, e noi siamo cascati nella rete di essere stati presi in giro perché dovevamo comunque avere un numero da 6. Io lo dico a me stesso, perché ho un'esperienza politica che non sia di qualche anno, lo dico a tutti quanti voi perché siamo cadenti.
scusi, sto parlando. Non ho capito, ma stavate facendo dialogo voi due, perdonate se mi metti. Facciamo un dialogo a tre? Dicevo, questo non sapevo mai se sarà così oppure no, non è che mi interessa, sinceramente, ripeto. E fatto sta, tutto è partito qua. Perché ancora, in altri municipi, ancora purtroppo questa cosa non c'è, questa c'è una rappresentanza maggiore, è un dato di fatto. Quindi, a prescindere quale sia la motivazione, bisogna comunque garantire la presenza dentro ogni commissione, perché siamo stati eletti come rappresentanza dei cittadini. Grazie. Altri interventi? Sì. Grazie Presidente. È vero, un po' il dibattito alla fine stimola alcuni interventi e forse, diciamo, ascoltando chi mi ha preceduto, mi sono venute in mente delle cose che voglio condividere un po' con tutti. Intanto tutto quello che è stato detto io lo condivido, perché quando anche nella scorsa consigliatura si è dato cercato di dare un'impostazione che era frutto di una larga e condivisa rappresentatività di tutte le forze politiche, era stato un po' il concetto intorno al quale si erano costruiti i regolamenti e le composizioni delle commissioni. Cosa che apprendo ora, diciamo, viene anche ribadita nella sua necessità e anche nella sua importanza politica. Quindi oggi constatare che siamo stati richiamati dal segretariato generale, non voglio entrare nelle motivazioni perché non le conosco e non, diciamo, non è questo neanche troppo il nostro compito, però sono arrivate delle chiare indicazioni da parte del segretariato che, ricordo, la prima riunione che era stata fatta con urgenza, tra l'altro molto lunga, appena era arrivata questa lettera, parliamo della fine di novembre, forse prima di dicembre, mi ricordo appunto una discussione preoccupata da parte di tutti i presidenti dei Gruppi, preoccupata sia nel continuare i lavori, preoccupata sia nel continuare a dare forma e sostanza alle commissioni esattamente così come erano state impostate.
decidere di ridurle, potevamo decidere di ridurle di pochissimo, potevamo ridurle di tantissimo. Se si è arrivati ai numeri che sono decisi oggi, questi numeri sono stati decisi dal Consiglio, dai capigruppo che riportavano in capigruppo ciò che i loro consiglieri avevano demandato. Quindi è stato un percorso condiviso che salvaguardava tutti i consiglieri da rischi, che potevano arrivare insomma, da rischi di essere insomma, come dire, un po' così danneggiati nell'immagine economicamente, perché già è successo in passato, dalla Corte dei Conti sappiamo che un problema esiste. È vero che si riduce la rappresentatività e forse tutti i consiglieri ricorderanno, ma io lo voglio ricordare, che ci sono stati passaggi importanti, addirittura siamo arrivati con una delibera da 10 consiglieri per alcune commissioni qui in consiglio per approvarla. Il direttore è sempre stato con noi e la stava firmando, quindi per rendervi conto, perché lo voglio ricordare, è un consiglio che decide quanti consiglieri ha, non è il segretariato. È un consiglio che decide quanti consiglieri mette nelle sue commissioni. Se ne vuole mettere 13, perché alcuni consigli, mi viene fatto notare, non diminuiranno. Bene, hanno deciso di non diminuire, anche se la letterina gli è arrivata. Si sa, ma questo direttore l'ha detto più volte in capigruppo, e tutti i capigruppo immagino l'abbiano riportato ai loro gruppi. Ci sono consigli come l'ottavo, che non ha ricevuto niente, eppure a breve ridurrà le sue commissioni. Perché? Perché ha letto il parere del segretariato inviato ad altri municipi. Io lo vorrei ricordare, un parere inviato a un municipio è un parere valido per tutti, non solo per un municipio, ed è un parere. Quindi non vorrei più sentire cose imprecise in quest'aula, perché veramente non ci si fa una bella figura. Vorrei ringraziare il senso di responsabilità dei capigruppo che hanno voluto tutelare i loro consiglieri, perché di questo si trattava, tutelare i loro consiglieri, e di quelli che invece hanno lavorato per la rappresentatività, perché non andava diminuita. Nell'ultima capigruppo questo si è cercato di fare, di aumentare laddove era possibile la rappresentatività, ed è stato fatto un lavoro importante nell'ultima capigruppo. Io veramente faccio i complimenti ai capigruppo che erano presenti, perché è stata, diciamo, molto, molto sobria, molto perlomeno insomma di quelli che c'erano. Questa è la storia, non vorrei più sentire altre cose. Il segretariato ci minaccia, non ci minaccia, qui non minaccia nessuno, ogni consiglio decide per sé. Vorrei che fosse chiaro una volta per tutti, per tutte, perché insomma sento delle cose strane e sono stanca di doverle ripetere. Quindi una volta che si capiscono i regolamenti e si capisce quello che carta demanda, insomma, a quel punto immagino che certi commenti si potrebbero evitare. Detto questo, passiamo alle dichiarazioni di voto. C'è ancora un intervento, sì, Giannone. Grazie Presidente, volevo anch'io fare un piccolo intervento sul tema, visto che la questione è importante e ci ha visti insomma un po' preoccupati per così tanto tempo. E condivido la discussione che ha fatto la consigliera Vitrotti e poi ribadito anche dalla Presidente. Io ricordo appunto che tutto, in seguito a numerose sedute di conferenza di capigruppo, supportato sempre dal direttore, eravamo arrivati, come ci ha ricordato prima la Presidente, ad una configurazione un po' più ampia. Naturalmente la configurazione attuale di 6/7 membri per commissione realizza, come hanno anticipato i miei colleghi, tutti quanti, anche noi, per il semplice fatto che ve lo porto come esperienza personale. In questi 3 anni, come prima esperienza politica, il fatto di aver avuto l'opportunità, la possibilità di stare in 3 commissioni, benché faticoso,
conservativa ma anche più cautelativa rispetto ad altri temi. Detto questo, probabilmente bisognerà iniziare un percorso per rivedere tutta la questione, ma non penso che riguardi oggi noi come, come Consiglio di Municipio. Lo terremo a mente come, come elemento come dire, di attenzione. Sposare quello che un po' avete detto tutti, maggioranza e opposizione. Altri
tutti, ma io voglio portare una proposta che può essere condivisibile oppure no. Io vorrei chiedere al collega Pompei di valutare, di portare l'argomento in commissione sesta, perché la commissione sesta che ha la responsabilità tra gli argomenti, tra le deleghe, di occuparsi dei regolamenti e di valutare di fare un percorso all'interno della commissione, nella quale vengono rappresentate anche tutte le opposizioni, adesso con numeri sicuri, ma comunque in maniera proporzionale per quello che i numeri ci consentono, perché io sono certo che tutti i gruppi politici di questo municipio, l'avete anche detto, sono d'accordo sul fatto che non viene garantita quella democrazia al 100% e quella rappresentatività che ci viene richiesta, perché noi siamo rappresentanti dipendenti dei cittadini, ognuno per la sua parte politica. E per questo, affrontando l'argomento in commissione regolamento, io immaginavo in un mondo fantastico che alla fine di un confronto proficuo tra le varie parti si possa arrivare a sottoscrivere un atto di impegno che può essere una delibera per l'Assemblea Capitolina, un po' come quella che abbiamo fatto per i pareri che ad oggi, dopo 3 anni e mezzo, ancora non ci arrivano, nella quale possono crearsi due scenari: che il segretario si inventa un'altra norma per dire no, questa proposta non va bene, va modificata, va riscritta, va... Quindi, oppure può succedere magicamente che finalmente possa arrivare in commissione regolamento del comune e poi finalmente in assemblea capitolina, perché io vorrei che la nostra presidente del municipio, che nel momento in cui noi depositiamo una delibera per l'assemblea capitolina, è l'unica titolata a fare un intervento nell'aula Giulio Cesare, rappresentando non la maggioranza ma tutto il municipio, possa dire che c'è qualcosa che non va e che deve essere affrontata, perché noi la soluzione l'abbiamo trovata, ci abbiamo messo 2 mesi, 1 mese e mezzo, quello che è stato, ma alla fine, con l'aiuto del direttore, con la presidente del consiglio, i vari capigruppo eccetera, siamo riusciti a trovare, ma credo che a tutti questa situazione abbia lasciato una mano in bocca, non per il numero delle commissioni in se stesso, come diceva qualcuno, per la premialità, per i gettoni eccetera, perché molti di noi, la maggior parte, per non dire tutti, superano di gran lunga quelle che sono le commissioni per le quali riceviamo un gettone di presenza, perché sento la responsabilità di rappresentare quei cittadini che li hanno votati. Il problema è che io adesso, come tutti voi, a quei cittadini dovrò spiegare che da oggi in poi non potrò più partecipare ai lavori della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica e della Commissione Pari Opportunità, perché sono stato costretto a fare una scelta obbligata. Ora, noi lavoriamo in gruppo, sia voi come opposizione che come maggioranza, quindi è chiaro che in questi 3 anni e mezzo, ogni qualvolta io ho avuto la necessità di rappresentare un tema in ambiente, faccio un esempio del quale, commissione della quale non faccio parte, o nella commissione sesta, io facevo riferimento al presidente della commissione e comunque portavo avanti quell'argomento, ma mi è stata negata in questo momento la possibilità di partecipare nuovamente, chiudo, chiedo scusa, ai lavori di queste commissioni per le quali io ho dato il mio minimo contributo in 3 anni e mezzo, e questo secondo me non è democratico. Quindi, riepilogo, vi pregherei, presidente della commissione e nuovi membri della commissione sesta, se lo ritenete opportuno e valido il mio suggerimento, di portare l'argomento in commissione regolamenti e valutare la sottoscrizione di una delibera dell'assemblea capitolina. Grazie presidente, mi scuso per il tempo in più. Altri interventi? No, se non ce ne sono, dichiarazioni di voto. Sì. Approfitto, grazie.
conferenza dei capigruppi, quindi quando mi viene a dire che il problema è politico, non lo so, io rimango un attimo così in attesa di capire, perché sappiamo bene che la responsabilità di votare o meno una configurazione di commissioni è tutta nostra. Se non fosse così non staremmo oggi a votare quest'atto. Quindi recriminare sul comportamento del segretariato ci sta nel fare delle, come dire, delle approfondimenti. Così per 3 minuti all'intervento. Ma per dire, sto motivando la mia cosa, non le piace, non lo so, non sto scrivendo, me lo dice lei.
inseguibilità.